consigli pratici durante un processo di selezione, sicuramente suggerirei ai candidati innanzitutto di leggere molto 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 bene quella che è la job description, che sarebbe poi l'annuncio di lavoro, in maniera tale da avere ben chiara in testa l'idea della posizione per cui hanno ovviamente inviato la candidatura e quelli che sono i compiti e le competenze anche richieste per quel posto. Essere tranquilli al colloquio, cercare di essere più onesti possibili e cercare di dare uno spin alle proprie competenze e skills che possa interessare l'intervistatore. Quando noi incontriamo gli studenti, sicuramente tra le skills che privilegiamo e che cerchiamo di rintracciare nei candidati c'è la capacità di sapersi rendere interpreti delle esigenze dell'interlocutore e al tempo stesso di saper far valutare i problemi non tanto come minacce quanto come opportunità. Innanzitutto prepararsi prima, quindi cercare di documentarsi, informarsi e prendere le informazioni necessarie in funzione della società, no, presso il quale si andrà a fare il colloquio. Quindi cercate di capire anche quella che è la cultura aziendale e preparatevi anche qualche dato, anche numerico, su come si sta indirizzando la società a livello di business.